serata del festival regala già qualche primo verdetto dietro le quinte. Dalle reazioni della sala stampa sembra infatti che Nesli e Neck siano i più quotati. Un po' di dispiacere invece per il rosso dato a Gianluca Grignani. I commenti sulla conduzione sulle vallette non si sprecano. Le vallette poco brillanti tra le tre, sì, o la spagnola sembra essere la più spigliata. Buonanotte ragazze. Conclude tutto Rocco Tanica, che risveglia gli animi dei giornalisti prima di mandarli tutti a dormire. A domani con il prossimo punto dietro le quinte.